Dal prossimo 1° luglio ogni giorno sarà quello buono per il primo volo del nuovo aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. L'attesa notizia è riportata in un articolo del quotidiano Il Mattino a firma del giornalista Gianni Molinari. La notizia era stata annunciata nei mesi scorsi, ma ora c'è una data. Per l'ENAV, l'ente che governa il traffico aereo e senza il cui consenso non sono possibili le operazioni di volo, si legge ancora sul quotidiano, l'aeroporto può riaprire dal 1° luglio prossimo. Sono ok le procedure di decollo ed atterraggio. Un ultimo check sarà fatto quando saranno completati alcuni impianti a terra per l'assistenza al volo e l'avvicinamento degli aerei. Il calendario prevede la pubblicazione per la metà di giugno del NOTAM, ossia il bollettino che raccoglie le informazioni utili ai piloti sulle rotte di avvicinamento e decollo e i radio aiuti alla navigazione. Una tappa importante per l'aeroporto salernitano, dove sono terminati i lavori di allestimento del nuovo piazzale per gli aeromobili e la nuova pista di volo, mentre in fase di completamento la parte impiantistica. Sono state avviate inoltre le opere di fondazione del nuovo terminal dell'aviazione generale, che sarà pronto nel 2026. Dal mese di luglio lo scalo aeroportuale salernitano utilizzerà infatti le strutture già esistenti per il check-in, per gli imbarchi e le operazioni di sicurezza. Nella fase iniziale di attività dell'aeroporto si stima un passaggio di circa 2.000 passeggeri al giorno, numeri destinati con il tempo a crescere fino ad arrivare al 2026, l'anno in cui dovrebbero terminare i lavori del nuovo terminal.